Ciao a tutti, oggi faremo l'unboxing e l'installazione di due mini smart plug wifi. Ho trovato il kit in offerta su Amazon a circa 18 euro, lascio il link in descrizione. Solito manuale di istruzioni. E queste sono le nostre due prese smart. Ne installerò una per comandare le luci notturne della stanza delle bambine e l'altra la installerò in seguito. Procediamo. Queste sono le due prese che io vorrei comandare, ma utilizziamo di solito entrambe le luci in contemporanea e quindi io farò una piccola modifica per avere un singolo cavo e poi collegare la nostra presa smart. Intanto ne abilitiamo solamente una, procediamo con l'installazione. Presa installata su una delle due lampade. Adesso procediamo sullo smartphone. Sullo smartphone io mi ritrovo già l'app Tapo installata per le precedenti installazioni. Avviata l'app Tapo ci rileva subito la nuova P100 installata. Pigio su aggiungi ora. Inseriamo il nome che vogliamo attribuire al nostro dispositivo. Andiamo avanti, aggiungiamo la nuova posizione, stanzetta, bambine, andiamo avanti, scegliamo un'icona, mettiamo questa, andiamo avanti, verifichiamo se ci sono aggiornamenti. Sì, abbiamo trovato un aggiornamento, aggiorniamo. Nel frattempo che aggiorniamo, vi ricordo che sto registrando con i nuovi microfoni wireless ricevuti per un test dalla Mono. Vediamo un po' come si comportano in mobilità. P100 installata. Andiamo avanti. L'aggiornamento lo possiamo lasciare abilitato in questi orari. Comunque controllerò sempre la situazione. Adesso le nostre lampade dovrebbero essere accese. Perfetto, tutto funzionante. All'interno dell'app ci ritroviamo tanti dati utili per quanto riguarda l'attività della nostra lampadina. Abbiamo anche la programmazione, un timer e tanto altro. Visto che ci siamo, procediamo ad installarla per la gestione con Google Assistant e Amazon Alexa. Andiamo su Google Home. Dispositivi. Come possiamo vedere, Google ci ha già rilevato la nuova P100 installata. Accediamo e come possiamo vedere, la nostra P100 abilita la lampada. Spegniamo. Andiamo su Amazon Alexa. Andiamo su dispositivi. Come possiamo vedere, Alexa in automatico ci ha riconosciuto la nostra nuova presa smart. Fiori, accendiamo. Ecco qui che la nostra presa smart si abilita. Spegniamo. Tutto ok, presa smart configurata. Spero che abbiamo eseguito una registrazione di qualità grazie ai nostri nuovi microfoni wireless Mono WM620. Grazie a tutti per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!